oggi faremo un nuovo unboxing a tema film. Infatti, cosa abbiamo qui, Alissa? Sing 2. Una box a tema Sing 2. Perché è appena uscito il DVD di Sing 2. E per l'occasione ci hanno voluto inviare questa box con un po' di sorprese per te, per noi, forse anche per Daniel. Allora, non abbiamo ancora sbirciato nulla, io ho soltanto tolto lo scotch per facilitare l'apertura. Sei pronta? Non perdiamo tempo, voglio scoprire subito. Vai! Oh! Wow, quante cose! Vediamo, c'è una lettera! Leggiamola. Ciao Alissa, sono io, Buster Moon. Ormai sai che il mio scintillante spettacolo teatrale Out of This World ha raggiunto il successo con il nostro debutto a Red Shore City, con il mio cast di amici incredibilmente talentuosi, Rosita, Gunther, Mina, Ash, Johnny, Clay, Miss Crowley e altri. Abbiamo intrapreso un'incredibile avventura e vogliamo festeggiare a casa con te. Nel kit che ti mandiamo troverai tutto l'occorrente per goderti con la tua famiglia e i tuoi amici la visione di Sing 2. E non leggiamo altro. In pratica ci hanno inviato un kit per una serata cinema perfetta. Ok, dai, cominciamo a vedere che cosa c'è. Ok, quello non so cosa sia. Che cos'è? Ah, è una tazza. Sì, è una tazza col coperchio. È una tazza thermos. Secondo me questa la chiudi e poi puoi bere direttamente da qua. E poi questa qui mantiene anche il calore, perché è proprio quel materiale che mantiene il calore. Come piace a te. Eh sì, a me piacciono le cose strabollenti. Cioè, anzi, a me devono essere o freddissime o bollentissime. Cioè, se una cosa deve essere fredda, la voglio ghiacciata. Se una cosa deve essere calda, la voglio bollente. Le cose tiepide non mi interessano. Ok, prima cosa presa. Poi questo, cos'è quello? Un microfono? Dai, voglio una performance. Come canti bene, Alissa. Wow, ci hanno fatto l'applauso, bellissimo. Siamo state bravissime, non è stato il microfono a cantare. Stelle da attaccare. Stelline, dove andranno queste stelline? Aspetta, io lo so dove vanno, qua. Perché tu sei una stellina. Cos'è? Che carino, è il... Beh, questa è Rosita, era la protagonista di Sing 1, no? Questa piacerà sicuramente alla tua zia Erika, la mamma di Azzurra, di Azzuleo Channel, ricordiamolo, che gli facciamo anche un po' di pubblicità, perché anche loro hanno ricevuto questa box, perciò poi andremo anche a vedere sul loro canale se hanno fatto l'unboxing e vediamo anche Azzurra come avrà reagito all'apertura. Sì. Comunque la zia è un'appassionata di maialini, perciò sono sicura che quando vedrà questo impazzirà. Ok, andiamo avanti. Eccolo qua. Sing! Il pezzo forte, il DVD, che ragazzi, appunto, vi ricordiamo che è uscito, quindi lo trovate nei negozi e nel link in descrizione che vi lasciamo. Clic clic e andate a vedere, perché così almeno potete guardarlo a casa comodamente e farvi una bella serata cinema casalinga. E vediamo un po' che altro può servirci durante questa serata cinema. Cos'è? Come cos'è? Alissa, come si vede che sei della nuova generazione? Non riconosci che questo è un CD? È quello che noi vecchi, ai nostri tempi, usavamo per ascoltare la musica quando non esisteva Spotify, YouTube. Noi mettevamo questo. Ma non ho capito se era a forma di cerchio e non quadrato. Ma perché è la custodia, scusa. Ah. Che si pare che buttano un CD così, bam, buttato lì che si riga tutto. Vabbè, queste nuove generazioni ci fanno sentire vecchi. Ok, dei colori? Dei colori. Per dire, per colorare. Ci sarà un motivo se ci sono dei colori? Forse. Qui, di lato, c'è qualcosa con cui potresti utilizzarli, per esempio. Per colorare nel diario di Sing. Beh, colorare per disegnare anche. È un quaderno vuoto. Ta-da, bellissimo. C'è dell'altro? Eh sì. Aspetta. Ah, Gunther, ma questo si illumina. E perciò anche quegli altri. Ma noi non ce ne eravamo accorte. Come sempre, siamo troppo superficiali, Alissa. Bellissimo. Quindi quando noi ce lo mettiamo sopra. Ah,
forse perché quando canta. Bello. Poi vai, scava, scava. È un altro personaggio. Qui, ah, beh, questo qui è Johnny. Fortissimo Johnny, a me piace un sacco. Lui è il mio preferito. Questa è Ash. Ash, Ash, non mi ricordo come si pronuncia. Mi pareva che era quella lì che aveva lanciato tutte le spine. Eh sì, perché lei è un'istrice, vedi? Infatti le hanno fatti i capelli appuntiti. Ma sono le spine quelle. Sì, beh, però gliele hanno messi come se fossero capelli. Quello che è? Oh, è pesante. Questa è una cosa interessante, ragazzi. Sembra la pellicola di un film. Sì, è vero, no, è proprio quella. Ci sarà la pellicola originale di Sing. Eccolo, l'abbiamo aperto. Prendilo al volo, frisbee. Scherzo, pesa 2 chili. Dai, vediamo che c'è. No. No, vabbè. No, ragazzi, ma che è? Ma siete pazzi? Ma di altro che serata cinema. Qui facciamo serata zuccheri folli. Io posso prendere un orsetto? Un orsetto subito? Oppure quello, che è più piccolo. Decidi tu, dai, prendine uno. Il resto ce lo teniamo per la serata cinema. Certo, questo perché sono di più. Buono? Buono. Ok, allora questi li mettiamo via e li mangeremo con parsimonia, perché non possiamo certo farci fuori questa confezione così tutta in un film. Ci durerà più film. Per ora lo chiudiamo. Ecco, ogni volta che vorremmo guardare un film e fare la serata cinema, lo tiriamo fuori e ne mangiamo un po', perché non bisogna esagerare con i dolci, vero Alissa? Ok, andiamo avanti. E che altro c'è? Cos'è? Popcorn. Ma come popcorn? No, questa è... Ma questa è la... È la ciotola per i popcorn che si chiude. No, aprila, la voglio vedere, la voglio vedere. Guarda, ci sono anche i popcorn. Questi non fanno ingrassare però, eh. E non cariano neanche i denti. Wow. Guarda, anche i buchini proprio. Sì? Ok, come funziona però? Bisogna qui aprire. Perché infatti questa è di gomma. Ma non mi dire che si possono cuocere anche qui dentro magari. Sì. Sì! Tu praticamente metti qui dentro i popcorn, lo metti nel microonde e te li fa uscire fatti. Sì, infatti guarda, devi qui aprire. Sì. Perché così diventa la ciotola, poi dentro ci metti i popcorn. Il mais crudo praticamente. Sì, poi si cuoce e te li mangi. E poi te li riempie già qui dentro e non dobbiamo neanche travasarli come avevamo fatto l'altra volta. Grazie, grazie, veramente questo è il regalo più bello, perché sarà utilizzatissimo. E poi quando abbiamo finito lo possiamo anche richiudere, non occupa neanche spazio in cucina. Sì, e poi è più facile da lavare. Sì, perché è in silicone. E poi si può usare anche per altre cose. Abbiamo tutto. Bello, bellissimo gadget. Vediamo che altro c'è. Da cosa scavi? Da dove l'hai tirato fuori? Ho trovato... È un piccolo... non so. Ah, ecco. Ah, veniva da uno di questi. Sì. Ah, ma sai cosa sono questi? Da mettere intorno alla matita. Sono quelle decorazioni per le penne e le matite. Un QR code. Cosa serve? Allora, se lo scansioniamo, possiamo scaricare un activity kit. Probabilmente ci saranno dei fogli per, da disegnare, da colorare, labirinti, giochi. Quindi, vabbè, ragazzi, ve lo lascio inquadrato così magari lo riuscite a scaricare anche voi. Mettete in pausa e scansionatelo. Fatto? Ok. Andiamo avanti. Ora pupazzi. Pupazzi, pupazzi. E pupazzi. No, ma questa è anche pelosa, vero? Lì si sono staccate le stelle, aiuto. Ma secondo me gliele avevano messe loro. Tanto ne abbiamo tantissime lì da mettere. Forse è questo che servivano le stelle. Ah, forse. A rendere più stellosi i pupazzi. Vediamoli tutti. Lui è Buster Moon, il proprietario del teatro. Lei è Mena. Mina. Mina, sei Mina. E che... Si scrive Mena, si legge Mina. No, non Mena, lei Mina. Altro da attaccare sulle matite. Ok. Poi la parrucca per Alissa. Stavolta facciamo la parrucca blu. L'altra volta con Baby Boss ha fatto i capelli neri. Questa volta i capelli blu. Eccola qua, bellissima. Sei pronta per lo spettacolo? Finito, finito. Cosa altro c'è? C'è una cosa, questa è una cosa. È la coperta. Ma Alissa, tu stai facendo la collezione delle coperte di tutti i film. Abbiamo quello di Cruz, adesso abbiamo quella di Sing. No, e quella di Baby Boss. No, Baby Boss non aveva coperte, no. Aveva la cravatta però. Ok, ora continuiamo. Ma ora è finito, c'è rimasto soltanto... Questo.
Sì. Mina. Sì, è Mina. Un'altra Mina. Ma sono... Stai facendo la caccia al tesoro. E chi è questa? Ah, la porcellina. Ci sono altri due cosini. Ok, no, mi sì. sa che... ma che non finiscono più. Un altro... Sembra di fare la caccia alle uova, però invece è la caccia ai personaggi di Sing. Ok, credo che siano finiti. Ok, dai. Alissa, cosa fai? Gioco. Va bene, Alissa è pronta per la sua performance. Cosa ci canti? Ragazzi, è bastato un assaggio. Gli zuccheri stanno già facendo effetto, devo nascondere questa scatola. E tada, ragazzi, abbiamo sistemato tutto. Guardate che bello. Abbiamo trovato delle cose spettacolari, Alissa. Sì, veramente belle. Ringraziamo tantissimo la Universal Entertainment per questa box. Noi non vediamo l'ora questa sera di spararci il DVD di Sing 2, prepararci popcorn e gustarci anche qualche caramella. Beh ragazzi, speriamo di avervi fatto divertire con questo video. Noi per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.